E come si arriva a fare una cosa del genere? E come si arriva? Perché non si apprezza quello che si ha, forse perché se ne ha troppo, per mancanza di educazione, mancanza di rispetto di ciò che è di tutti, sembra che ciò che è di tutti sia di nessuno, senza riuscire a capire veramente il valore di quello che abbiamo. Ci sono di lavorare sui ragazzi, sui giovani, per fargli rendere conto che una ricchezza abbiamo ed è quello che ci è stato lasciato dai nostri padri. Purtroppo non abbiamo né giacimenti di petrolio, le altre risorse. Manca la sorveglianza, manca la civiltà prima di tutto da parte dei napoletani, della gente che abita questa città e determinati quartieri in particolare. E perché non c'è sorveglianza a questo punto? I napoletani secondo me non se la meritano tutta questa libertà. C'è bisogno di più controllo e pene sicuramente più severe, anche per queste cose, perché questi sono crimini. Per chiama l'arte. Il problema è che non si riconosce il bene comune, cioè i napoletani purtroppo vivono la loro metà, stanno qui, cioè distruggono tutto quello che non è proprio in casa loro, supponendo che questo non sia un bene comune, sia qualcosa di essere preso anche a bersaglio, quello è il problema. Dunque, se vogliamo, diciamo, stringere ai minimi termini, l'arte non è un patrimonio comune per molti napoletani. Diciamo esatto, tutto quello che non è, ripeto, nei confini della soglia di casa propria diventa qualcosa che si può usare, danneggiare, perché non è protetto da nessuno. Inconcepibile, voglio dire, attaccarsi a delle opere importanti d'arte, insomma. Perché non c'è cultura del bene. Non c'è rispetto anche per la loro cultura, che dovrebbero certamente. Va al di là del vandalismo, secondo me sono matti, non è possibile. Magari avrei preferito vederlo in un'altra situazione più da vicino, ma non così. È triste, è una ferita nel cuore della città di Napoli. Queste sono reliquie, la prova vivente di come l'amministrazione non riesce a tutelare un bene comune, un patrimonio artistico e il futuro di questa città. Il centro antico, finché succederanno queste cose, non riuscirà mai a emergere, mai a diventare il futuro di questa città.